E ciao a tutti ragazzi, io sono Gilda Fashion e benvenuti in questo mio nuovo video. Recensisco gelati slash ghiaccioli, sono dei cartoni animati. In questo caso abbiamo Spider-Man, ragazzi, Spider-Man. Poi abbiamo Frozen. E infine abbiamo Star Wars. Bene, io voglio capire tra questi tre quale è migliore, però prima iscriviti al mio canale, pigia sul tasto della campanellina, lasciami un like di supporto, commenta se vuoi, se vuoi essere salutato nel video di domenica prossima e condividi i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Ma adesso, sigla! Allora ragazzi, io inizierei dal Calippo Star Wars, ragazzi, credo che sia al mirtillo. Sì, è vero, al mirtillo, perché qua dice blueberry. Star Wars Calippo al mirtillo, adesso lo apriamo subito. Non vedo l'ora, ragazzi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mirtellone, mirtillino, vieni a me. Meglio mirtellone che mirtillino. Va bene? Come si aprirà? Con le mani, questo è ovvio. Un attimo solo, ragazzi. Se sentite qualche sbuffo è perché, cioè, sbuffamento più che altro, è perché di briciola. Vedete? Vi ho fatto vedere. Carino! Celeste. Sistemo meglio la videocamera. Siete pronti ragazzi per l'assaggio? Ammazza, è buono però. Si sente il mirtillo. È abbastanza buono. È molto dolce. È molto dolce, però rinfrescante allo stesso tempo. Allora, da di mirtillo. Ovviamente c'è del colorante perché i mirtilli non sono celesti. Buono. È molto dolce. Però non quel dolce nauseante, è un dolce rinfrescante. Anzi, se avete le papille gustative molto sensibili, sentirete addirittura che dopo un po' arriva il retrogusto della nota un po' acidula. Buono. È buonissimo, cioè a me piace, lo riprenderei in una giornata molto calda come questa, sì. Però se devo essere sincera, il gusto al limone e Coca-Cola, il classico Calippo, vince. Non, se ci fossero quelli, prenderei quelli. Se ci fosse solo questo come Calippo, lo prenderei comunque perché è buono. È buono, sì. Buono. Ok, ragazzi. Voto. Secondo me voto 7 meno un quarto. Non di più, ma è più che sufficiente. 7 meno un quarto per questo Star Wars al mirtillo. E adesso passiamo a quello di Spider-Man. La sua faccia in 3D. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Spider-Man, vieni a me, sì. Lanciami la tua rete, lanciami la tua ragnatela e catturami. Mamma mia, che odore di fragola, è fragola? Sì, Strawberry. È fragola, giusto? Adora, buonissimo.
Strawberry, wow. Oddio, guardatelo, pieno di ghiaccio, quindi a stento si riescono a vedere gli occhi, però dai, la forma ci sta. Assaggiamo questo uomo ragno, quindi questo Spider-Man alla fragola. Buono, forse è molto più buono del Calippo Star Wars al mirtillo. È buonissimo. Certo che a questo uomo rane gli potevano anche mettere due occhietti. E che cavolo. Va bene così. Allora, voto per questo qui dell'uomo ragno alla fragola, ragazzi. Ho dato 7 meno un quarto al Calippo di Star Wars al mirtillo. Mi sentirei di dare 7 e mezzo a quello dell'uomo ragno, quindi poco vince. Ora passerei a quello di, prima che si scioglie, di Frozen, ragazzi. E credo che sia a base di panna, quindi non è un ghiacciolo, ma è un gelatino. Piccolo gelatino, ragazzi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Olaf, vieni a me. Il mio personaggio preferito è Olaf. Olaf mi piace per la sua personalità. Perché in realtà ognuno dei personaggi, in realtà dietro ad ognuno dei personaggi di Frozen si nasconde una caratteristica, diciamo il carattere di una persona. Olaf mi piace molto e vogliamo mettere il sorriso di Olaf smagliante, quella bellissima carota che ha. Ok, va bene, me ne sto andando. 1 2 3 1 2 3. Olaf, vieni a me. Potere del ghiaccio, potere dell'amore. Ok, va bene. Oddio, che okay. Infatti si sta già squagliando, ragazzi. Si sta già squagliando e l'ho aperto dalla parte opposta. Un attimo solo, ragazzi, perché l'ho aperto al contrario. Oddio, si sta già squagliando. Ecco, lo immaginavo. Infatti non si capisce più niente praticamente. Il disegno è questo qui, ragazzi, però si è squagliato questo qui. È diventato una via di mezzo tra un gufo e una matriosca. No, non vi so dire. Questo me lo mangio tutto perché tanto si è sciolto. Io preferisco mille volte i gelati ai ghiaccioli, devo essere sincera. Perché mi piace la cremosità. Se avessero fatto Spider-Man cremoso sarebbe stato il top. Wow. Vediamo la gola, ragazzi. Bene. Allora, secondo me quello di Frozen spacca. Tutti e tre, cioè tra tutti e tre spacca quello. Ed eccoci qui, ragazzi, per la classifica finale, ma chi sicuramente è stato attento lo saprà già, l'avrà già intuita.
Terzo posto con un 7 meno un quarto, il calippo al mirtillo di Star Wars. Al secondo posto, ragazzi, con 7 e mezzo, il ghiacciolo di Spider-Man alla fragola. E per finire al primo posto, quindi il primo posto se lo aggiudica, il gelatino, anche se sciolto, ma era buonissimo. Panna, cacao, si sente tutto allo stesso modo. Quello di Frozen, ragazzi, con un bellissimo 8 e mezzo. Quindi 7 meno un quarto Star Wars, il ghiacciolo al mirtillo, in poche parole, il calippo al mirtillo. Al secondo posto, con 7 e mezzo, il ghiacciolo alla fragola di Spider-Man. E al primo posto, Frozen, il gelatino, con 8 e mezzo. Quindi di un punto proprio in più. Però non darei oltre 8 e mezzo perché è molto semplice. Ma si sente tanto la panna quanto il cacao, assurdo. Quello di Frozen mi è piaciuto un sacco, ragazzi. Quindi se vi devo consigliare un gelato slash ghiacciolo, vi consiglio quello di Frozen. Se vi devo sconsigliare uno tra questi tre, quello di Star Wars è buono, ma non è niente di che rispetto ai calippi, diciamo, calippo originali, quindi quello a limone e Coca-Cola. Bene ragazzi, iscrivetevi al mio canale, pigiate sul tasto della campanellina, lasciatemi un like di supporto e mi raccomando, spolliciamo tanto e iscriviamoci tanto perché arrivate a 500 iscritti, lascerò sul canale un video particolare, speciale, che può piacere tanto, in onore di 500 iscritti, quindi si spera, ragazzi. E mi raccomando, commentate se volete che vi saluti nel video di domenica prossima e condividete i miei video per aiutarmi a sostenere il canale. Un abbraccio immenso e un bacione dalla vostra Gilda Fashion. Adoro. Ciao.